Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Se siete qua è perché siete interessati a fare il test della Bocconi e provare ad entrare in Bocconi. Oggi sarà un video un po' diverso tra tutti gli altri video del test Bocconi, perché andremo a parlare con dei ragazzi che hanno appena affrontato il test, quindi sono freschi di questa esperienza e sono in grado di darvi degli insight su come funziona il test e dei consigli molto pratici sulla preparazione. Quindi vi consiglio di vedere tutto il video fino alla fine. Partiamo dalle basi e capiamo come è strutturato il test. Innanzitutto, il test può essere fatto sempre, quando volete. Quindi dal momento di apertura potete fare il test sempre. Dopodiché il punteggio verrà presentato all'interno di una delle finestre che si aprirà, che vengono chiamate sessioni. La prima è la early session, che si fa durante l'estate. La seconda sessione in cui si possono presentare i risultati è la winter session, e la terza è la spring session, che è l'ultima. I posti allocati sono circa per il 95% per la early e la winter session e solamente il 5% per la spring, quindi capite che avete incentivo a fare il test il prima possibile. Poi vi diranno anche i ragazzi cosa ne pensa loro. Il test si effettua online in una piattaforma dedicata che è stata fatta da Bocconi apposta per questo test d'ingresso. È composto da 50 domande divise in 4 aree tematiche e si hanno a disposizione 75 minuti. Per ogni risposta esatta viene dato un punto, per ogni risposta non data verranno assegnati 0 punti e per ogni risposta errata verranno tolti 0,2 punti per tutte le domande con 5 opzioni, mentre alcune domande di critical thinking avranno solamente 3 opzioni e toglieranno 0,33 punti. Per la selezione ed entrare effettivamente in università ed essere accettati ci sono diversi criteri di valutazione, che non è solo il test. Il test ovviamente è una parte molto importante, che conta per il 55%, e un altro fattore che viene tenuto in considerazione è la media scolastica, che conta per il 45%. Molti mi chiedono quanto è importante la media. È importante per il 45%. Non contano tutte le materie che fate, ma solamente 4 obbligatorie, che sono matematica, storia, italiano e inglese, e 2 a scelta opzionali, che ovviamente, indovinate un po', saranno quelle dove avete la media più alta. Tra queste due non potete scegliere: educazione fisica, la condotta e religione. Il costo per sostenere il test comprende 100 euro per l'iscrizione e 60 euro per ogni tentativo che fate, quindi arrivate a un minimo di 160 euro fino ad un massimo di 280 euro. Il test di ammissione è di un sesto, secondo una precedente intervista di Gianmario Verona, l'ex rettore della Bocconi, anche se in realtà non si hanno dati precisi e aggiornati. Sono in totale 2800 posti disponibili, di cui il 95%, come detto, viene allocato durante la early e la winter e solamente il 5% rimane alla spring session. Mi trovo qui con Antonio Russo, che è un fedelissimo di Top Squad. Durante il mio primo anno di università ho deciso di aprire questo network in cui aiutavo i ragazzi a capire di più cos'era il mondo universitario, capire il mondo Bocconi, capire il test di ingresso, di cui Antonio è supervisor. Sono diventato da pochi mesi supervisor di Top Squad, ho avuto questo onore, mi occupo di gestire il team e ho l'opportunità di poter contribuire alla crescita di questo fantastico network. Top Squad è stato ed è ancora famiglia, ed è la ragione principale per la quale adesso sono in Bocconi sostanzialmente, perché non sono mai stato un asso nella matematica, ho frequentato un istituto tecnico alle scuole superiori, quindi partivo un po' svantaggiato dalla maggior parte dei ragazzi che hanno fatto il liceo scientifico, quindi si trovavano più preparati nell'affrontare il test. Fortunatamente c'è stato Top Squad a salvarmi, perché il primo test che ho affrontato la early session, dove purtroppo non sono passato, però credo fortemente nel fatto che non tutti i mali vengono per nuocere, Top Squad mi ha aiutato, perché in quel periodo lì ho iniziato a conoscere tantissime persone, preparatissimi ragazzi, e loro mi hanno dato tantissimo nel periodo successivo per nell'affrontare la winter. Mi ricordo i tanti pomeriggi e le serate passate su Discord, un altro canale che offre Top Squad, con tutti i ragazzi che adesso sono miei amici, insieme a soffrire e a preparare il test Bocconi. Top Squad è un network di persone, un gruppo di amici, lo definirei. Il grande valore che offre Top Squad è la creazione di legami. Oltre a parlare di quesiti, di soluzioni, dei test, offriamo anche la possibilità di conoscere nuove persone e parlare della vita di tutti i giorni. Iniziare a conoscersi prima dell'esperienza universitaria a Milano, chiarire quali possono essere i dubbi della vita a Milano in generale, come si svolge, le residenze, come trovare appartamento, quindi supporto 360 gradi per chi è interessato a intraprendere questo magnifico percorso. Sei entrato ormai in Top Squad 2 anni fa, sì, quasi anni fa. Sei rimasto comunque in contatto con tutte le persone che erano in Top Squad con te, sono diventati, esatto, i tuoi veri amici, il tuo gruppo di amici, e avete organizzato, esatto, tante cose insieme. Ho conosciuto, no? Tantissime persone. A livello poi didattico in realtà c'è anche un altro supporto, che è quello di Top Test, che è quello che va a sopperire un po' la mancanza della parte didattica, no? Che invece in Top Squad comunque c'è, perché ci si aiuta in maniera molto peer to peer, però poi con Top Test c'è veramente un supporto, diciamo, più serio, anche istituzionale se vogliamo dire, con l'aiuto del professor Achille Frigeri, che è un professore di matematica del Politecnico, che ha creato un videocorso completo all'interno di questa piattaforma che abbiamo disegnato noi da zero, in cui forniamo tutta la preparazione del test, dalle simulazioni alle lezioni agli esercizi commentati
aumentati, anche per capire poi la graduatoria. Come dicevi tu, non basta performare bene ed essere bravi e superare una certa soglia, bisogna essere meglio degli altri. Esatto. Quindi per saperlo devi anche confrontare, avere dei benchmark e top test te li fornisce. Lo si vede anche dai feedback lasciati dai ragazzi che hanno acquistato top test nelle ultime sessioni, quindi un supporto davvero a 360 gradi, anche la parte più didattica e più completa rispetto magari al resto, siccome fornisce simulazioni più aggiornate, più simili al test, la possibilità di esercitarsi su magari aree in cui si è meno ferrati, in diciamo esercizi ad hoc. Già che sei qua, ne approfitto anche per chiederti un punto sul lato rappresentanza. C'è anche un po' questo luogo comune che è Top Squad Supernatalenti, perché a partire dai pilastri storici di Top Squad, che sono tutti ormai rappresentanti, durante la mia annata praticamente il 90% dei nuovi advisor sono stati poi eletti come rappresentanti di classe e di corso in Bocconi. Qual è la correlazione tra le due cose? Sostanzialmente chi decide di diventare advisor di Top Squad è una persona sostanzialmente proattiva, che ama mettersi a disposizione degli altri per aiutarli e che quindi si sposa praticamente benissimo con quello che è il discorso di rappresentanza in Bocconi e non solo. Ma grazie Anto della tua testimonianza. In definitiva, se vogliono entrare a far parte di questa community che è Top Squad, cosa devono fare? Semplicemente cliccare il link qui in descrizione, in due secondi circa sarete parte della community. E ora andiamo a trovare tre advisor di Top Squad che sono più giovani di Antonio, perché ormai hai fatto ormai sei anche ormai un po' stagionato, e andiamo a capire un po' da loro invece gli insight sul test Bocconi, da loro che l'hanno vissuto a breve e hanno vissuto soprattutto le nuove modalità, perché noi dovremmo ammetterlo, ma noi abbiamo fatto ancora le vecchie modalità. Ciao, eccoli, Marco. Ciao raga, come state? Ciao Marco. Hola. Allora, questi tre soggetti qui, oltre a essere advisor di Top Squad e stanno dando una grandissima mano a tutto il progetto, sono stati ovviamente membri di Top Squad e mi hanno aiutato anche con Top Test, con la loro esperienza, ad adattare i quesiti, le simulazioni a quello che è il test effettivo. Quindi grazie della vostra esperienza. Mi sento un po' tipo presentatore del CG, però si è scaricato l'altro microfono, quindi faremo un'intervista proprio da Sky TG24. Siamo qui con Zi, presentati, cosa hai studiato e che cosa andrai a fare in Bocconi. Io sono Zi Chen, frequento attualmente un liceo scientifico e prossimo anno frequenterò il corso CLEF, che sarebbe finanza in italiano. Che consigli dai ai ragazzi che devono provare il test, che entreranno in Top Squad e che affronteranno il test d'ingresso? Allora, sicuramente una cosa da non sottovalutare è la questione del tempo. Infatti l'obiettivo sarebbe quello di cercare di leggere tutte le domande, quindi se trovate una domanda difficile di passare oltre e in caso di ripassare alla fine del test quando avrete un po' di tempo. Ok. Io nel mio primo test purtroppo non sono riuscito a leggere le ultime 6 domande e quindi mi sono bruciato tanti punti, quindi consiglio assolutamente di gestirsi bene il tempo. Quanti tentativi hai fatto? Io ho partecipato all'Early del 2022 e ho provato tutti e 3 i tentativi. Sono Mark, ho studiato liceo scientifico come Z e farò BF, quindi finanza in inglese. Sei sempre stato convinto di voler farla Bocconi? Cosa ti ha spinto a volerla fare e quando alla fine ti sei deciso? Cioè prima del test eri già determinato oppure sei passato e poi hai deciso dopo? Allora, sicuramente la scelta della Bocconi è una scelta che richiede una determinazione importante. Chiaramente io volevo farlo già dall'inizio della quarta, infatti mi sono subito andato a consultare le informazioni del test e il primo consiglio che voglio dare oggi infatti è proprio di concentrarsi anche a scuola, perché la media scolastica è una cosa fondamentale poi per la missione in Bocconi, siccome conta circa il 45% come già detto prima. Perciò mi sono concentrato subito sulle materie richieste, e poi comunque sono materie che anche nel test servono, come matematica e comunque tutta la parte scientifica. Io sono Shin, frequento il liceo linguistico e il prossimo anno andrò a studiare CLEAM, che sarebbe il corso di economia e management in italiano. Ma praticamente sei me. Anche io ho fatto linguistico. Tu cosa studi? Spagnolo, tedesco. Ok, allora sei letteralmente me. Anche io ho fatto spagnolo e tedesco e ho fatto il CLEAM. E una domanda che mi facevo sempre io, ma che mi facevano anche sempre gli altri ragazzi che hanno condiviso un po' il mio percorso, non arrivando dallo scientifico: la matematica. Cioè fai economia, tutti terrorizzati dalla matematica. Tu cosa ne pensi? Sicuramente per chi frequenta il linguistico, il classico, avrà molto più difficoltà col test, poiché è basato principalmente su nozioni di matematica. E inoltre, avendo pure la media bassa, diciamo che all'inizio ero molto scoraggiato ad affrontare il test, però con la giusta preparazione e con la giusta organizzazione soprattutto, io ho fatto la early session d'estate, quindi ho avuto 3 mesi interi per dedicarmi totalmente al test Bocconi. Sono riuscito a organizzarmi con calma e giorno per giorno, mettendomi delle piccole task da fare, arrivare preparato al test. Infatti consiglio a tutti di non arrivare le ultime 2 settimane e studiare 10 ore al giorno perché non si è potuto fare prima, anche perché così non si riesce a acquisire veramente gli argomenti, si arriva al test con una confusione in testa assurdo. Ma posso chiedere
chiederti che media avevi. Avevo 7,33, che rispetto, diciamo, agli altri candidati è bassissimo. Una domanda che ci fanno tantissimo i ragazzi che devono provare il test è se vale la pena sparare a caso. Io personalmente ho sempre consigliato di non sparare a caso, perché probabilisticamente è difficile che passiate. Poi c'è il disincentivo con la riduzione del punteggio. Tu cosa consigli? Il mio consiglio è, se si riesce a isolare la risposta in 3 risposte, quindi escluderne 2, di sparare a caso, di buttarsi, di provarci, perché la statistica è dalla tua parte. Ok, quindi se siete sicuri che 2 di quelle sono errate, cioè siete sicuri che siano errate, allora vale la pena. Ovviamente, idealmente, come ha detto Zi, è meglio arrivare preparati e non avere questa situazione, però può capitare. Quindi mi hai detto che hai fatto 3 tentative alla early, quindi ti sei preparato praticamente durante l'estate, no? Come hai affrontato il periodo di preparazione? Allora, sicuramente un aspetto molto ma molto importante è cercare di immergersi in questo contesto, quindi okay, creare dei rapporti con delle altre persone, quindi cercare degli amici che anche loro vogliono entrare in Bocconi, magari organizzarsi per ritrovarsi a fare degli esercizi insieme, delle simulazioni insieme, confrontarsi, a chiedere cosa pensano le altre persone, che sono sempre spunti di miglioramento. Molti ragazzi che fanno il test, una delle parti importanti di tutta la gestione pre e durante il test è la parte emotiva, cioè la gestione dell'ansia, che molte volte frega, perché ci sta affrontando comunque un test, una fase importante per la propria vita, e molti non la riescono a gestire, quindi si fanno fregare. Tu come hai gestito questa parte? Chiaramente il test è una cosa importantissima, perché un po' determina, no, il nostro futuro, e comunque tutti vogliono entrare in un'università così prestigiosa, e per queste università c'è bisogno di un test molto selettivo. Infatti il primo test avevo un'ansia abbastanza forte e non sono riuscito tanto a concentrarmi sul test, ma più che altro sul punteggio che avrò ottenuto, se questo bastava, eccetera. Quindi il consiglio che do ai nuovi studenti che vogliono entrare in Bocconi è proprio di rilassarsi e fare il test essendo consapevoli della preparazione che hanno avuto. Se voi vi preparate, se voi vi impegnate con i giusti strumenti, sicuramente riuscirete a fare un punteggio e vi consentirà di entrare. Quindi non preoccupatevi tanto se entrerete o meno, preoccupatevi semplicemente di fare il massimo che voi potete con la preparazione che avete. Quindi l'importante è avere focalizzazione, essere concentrati, che sembra una banalità, no? Però molti stanno a dire, oddio, adesso cosa succederà? State calmi, siete a casa vostra, tra l'altro, avete altri 2 tentativi, se vi va male, cercate di viverla come un momento anche di crescita, perché a prescindere da come andrà, so che può determinare un ingresso importante, però è un momento di crescita in cui state affrontando qualcosa che vi servirà per la vita, a prescindere, no? Esatto. E soprattutto dormite. Esatto. Che molti fanno tipo le studiate, stanno svegli la notte. L'ultimo è chiaramente controproducente, non serve a niente. Totalmente inutile, quindi prendetevi le vostre ore di sonno, che sono fondamentali. Poi uno strumento che può sicuramente aiutare è condividere questa esperienza, no, con altre persone, ed è proprio il motivo per cui è nato Top Squad. Quindi volevo chiederti tu come hai vissuto questa parte più di condivisione con altre persone. Inizialmente ero un po' a disagio, chiaramente, a parlare con persone sconosciute, a conoscere persone nuove, oltretutto da tutta Italia, perché in Bocconi c'è gente di Milano, ma c'è gente anche della Calabria, della Puglia e di altre ragioni, ma man mano parlando con persone ho trovato persone molto disponibili, chiaramente, che mi hanno aiutato. Infatti poi anch'io ora sono diventato advisor e sono pronto anch'io ad aiutare persone, e chiaramente non mangiamo nessuno, siamo super disponibili ad aiutare, anche a dar consigli, avendo vissuto già un'esperienza simile, addirittura uguale, possiamo dare consigli molto utili, che a volte possono addirittura salvare la vita alcune persone, perché chiaramente trovandosi in una situazione simile possono entrare in empatia con noi e chiaramente possiamo aiutarli nel miglior modo possibile. Ora la domanda che tutti si chiedono è: quanto costa il tuo outfit? Quindi con le nuove modalità del test sappiamo che si può fare il test praticamente sempre quando si vuole, e poi presentare il risultato in una delle 3 sessioni, quindi delle finestre che si aprono in cui puoi presentare il risultato, e ovviamente presenterai il risultato migliore. Tu che strategia hai adottato per questa modalità? Io personalmente ho deciso di svolgere almeno 2 test nella early session, perché il primo l'avrei utilizzato, diciamo, un po' per capire come si sarebbe svolto il test, che domande avrei trovato. Però eri già un po' preparato. Sì, certamente. Io sono arrivato, il primo test l'ho fatto il 31 agosto, sono arrivato preparato, diciamo, al massimo. E il secondo l'avrei usato più per aumentare la probabilità di fare un punteggio più alto, no? E dopo il secondo test sono arrivato alla conclusione di dare il tutto per tutto nella early session, per non essere, diciamo, un po' più svantaggiato rispetto agli altri candidati, perché magari gli altri fanno 3 test e il terzo magari fanno un punteggio molto più alto, perché sanno come gestirsi tempo, anche con più esperienza sicuramente si è più avvantaggiati. Anche perché hai avuto più tempo per prepararti, mentre quelli alla early magari hanno avuto meno tempo, si sono impegnati durante l'estate, mentre la gente che arriva alla winter ha fatto sia la parte di preparazione estiva sia quella dopo, e in più ha già provato. Quindi diciamo che competi con persone che, non dico che sono meno preparate, però che hanno meno esperienza sul test. Sicuramente una persona che svolge solo un test nella early session rispetto a un'altra persona che ne svolge 3
è un po' più svantaggiato perché hai tre possibilità per fare il test praticamente. Perché diciamo che è importante anche, l'ho già detto prima, però puoi ripresentare volendo il punteggio che hai fatto durante l'early session o che hai già presentato comunque durante l'early session anche durante la winter e competere con quelli della winter. Certo, infatti avrei presentato il punteggio migliore nella early, se non fossi entrato nella early avrei riprovato a presentare sempre lo stesso punteggio. Di un grazie ai nostri advisor, Antonio è dovuto andare purtroppo, però li ritrovate tutti quanti nei gruppi WhatsApp di Top Squad che trovate in descrizione, e se avete bisogno di un supporto didattico c'è Top Test, vi lascio tutte le informazioni. Grazie ancora ragazzi e vi trovano ovviamente su WhatsApp. Assolutamente. Speriamo di esservi stati utili, se avete altre domande potete lasciarle sotto nei commenti e vi risponderò. Iscrivetevi al canale per altri video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.